E benvenuti ragazzi a Let's Play di Sonic R, il gioco vincitrice delle votazioni nel mio video precedente. Ha vinto con due voti, che erano rispettivamente di Dingodino e Cenerimist, che saluto. E poi vabbè, c'era anche Sonic CD tra gli altri giochi, che è stato votato solo da Crash Stefano. Non preoccupate amico mio, che Sonic CD è sicuramente tra i miei progetti futuri, quello lo farò perché è un bellissimo gioco di Sonic. Allora, Sonic R è un gioco di gare e il Let's Play lo dividerò principalmente in due parti. La prima la farò con Knuckles, che darà la caccia ai Chaos Emerald per sbloccare Super Sonic. Poi con Super Sonic faremo delle sfide secondarie e alla fine termineremo il gioco con una grande corsa che sarà sulla pista bloccata. Si è cambiato il tempo nevoso, quindi possiamo correre sull'acqua senza problemi. Allora, è un gioco di corse, ma si corre a piedi. Beh, ragazzi, che lo aspettavate? Se, come ben sapete, Sonic corre velocissimo, quindi è logico che un gioco di corse su di lui si vada a piedi. Allora, per il momento impegniamoci a raccogliere almeno 50 ring per sbloccare la porta del Chaos Emerald. Eccola lì, servono 50 ring per aprirla, perché le piste di Sonic R sono assai complesse. Ci sono tante scorciatoie, allungatoie, passaggi segreti, eccetera. Ecco, abbiamo già finito il primo giro. Intanto c'è Tails che ci sta alle calcagna. Questa è una moneta Sonic, questo è un gettone Sonic, ma vedremo più avanti a cosa serve. Molto più avanti. 48, ne restano due. No! Non puoi farmi arrivare con 49 ringa. Vai, perfetto. Allora, ogni personaggio ha la sua mossa speciale. Io prendo Knuckles perché quella di planare è utilissima. No! Knuckles! Non essere deficiente. Vai, prendi il Chaos Emerald e adesso corriamo a tutta velocità verso il traguardo. Allora, qui evitiamo di fare il giro della morte come sta facendo questo gran furbacchione di Sonic. Tagliamo un po' la strada qui. Comunque, se c'è una cosa negativa di Sonic R, allora, primo, delle cose negative, primo, è troppo corto, sono solo 5 piste. Cioè, 5 piste, lo finisci in mezza giornata, infatti io Sonic R l'ho finito insieme a mezza giornata. E abbiamo vinto, vale, siamo arrivati prima e ci siamo pure toccati il Chaos Emerald, perfetto. Secondo Sonic, terzo Tails e Amy, che andando su quella macchina che è lentissima arriva sempre ultimo, ovviamente. Abbiamo preso il primo Chaos Emerald, quello di colore blu, cosa strana perché in tutti i giochi di Sonic che ho giocato io il primo Chaos Emerald che si prende è sempre quello verde. Exit. O si deve fare retri? Cosa si deve fare? È da tantissimo non tocco Sonic R. Forse sta vedendo adesso mi fa rigareggiare, eh? Sì, ecco appunto, no. E non ho bisogno di rigareggiare in questa pista, dai. Allora, quindi facciamo retire. E passiamo alla prossima. Ora, la prima Island Resort fa eccezione per Resort Island, come cacchio si chiama, non me lo ricordo. Fa eccezione perché ha solo un Chaos Emerald, poi tutte le altre piste ne hanno due, quindi occhi aperti e cerchiamo di individuare. Intanto qua abbiamo vinto il gran premio. Vai, Radical City. Ma un'altra cosa, le musiche di questo gioco sono fantastiche, perché oltre che essere suonate sono anche cantate, come vi siete potuti accorgere. E ce ne sono, cioè, due che sono a parer mio fantastiche. Ok, notte ci è capitata, bene, dai, andiamo. Si spinge prima Knuckles, poi tutti gli altri. Sì ragazzi, comunque avevo anche bisogno di fare video su Sonic perché ultimamente mi ho preso un pallino su Sonic proprio. Ah, non devo buttarmi in quella buca lì. Ok, lo farò nel prossimo giro. Allora, però non dovrei ridurmi sempre all'ultimo giro. Parlando delle mosse speciali degli altri personaggi, allora, come avevo già fatto vedere, Knuckles può planare, Sonic può saltare due volte, Tails può planare anche lui, ma lo può fare molto per periodi molto più brevi. Mentre Amy, quando si accende una speciale icona con la ruota, può accelerare e Eggman spara agli avversari.
Poi ci sono anche i personaggi segreti che vedremo un po' anche loro come fanno. 52 ring, perfetto. Saltiamo questa, che mi fa sprecare i ring. Qualcuno ha aperto la porta segreta. Stiamo andando bene. Allora, ecco, qui facciamo attenzione. Fermi tutti, buttiamoci in questa buca. E c'è un gettone Sonic che per adesso ignoriamo. E dovrebbe esserci il Chaos Emerald. Ah no, aspettate, il Chaos Emerald è qui. Guardate. Porta con 20. Eccolo qui. Ta-da. Adesso bisogna tornare indietro. Abbiamo perso parecchio tempo, quindi cerchiamo di recuperare. Ma che non lo so, siamo terzi. Dobbiamo cercare il Madò. Dov'è Sonic? Cazzo, ce la faremo a recuperarlo? Ma vediamo. Forse con le giuste scorciatoie. Vai, che abbiamo preso anche le stelline che ci fanno andare super veloci. Guardate come si va velocissimi. Ecco Sonic. Raggiungiamo stronzetto. Sonic, non scappare. Ah, io perdo la stradina. Ci resta ancora un Chaos Emerald e lo prendiamo qui adesso. Ah, mentre tu scendi io ti plano sopra, scemo. Vai, quanto adoro sto gioco, nonostante è corto. Lo adoro fino alla pazzia. Dovremmo fare, dobbiamo prendere il secondo Chaos Emerald, dai. Ah, comunque ragazzi, se non arrivate primi, ma avete ottenuto il Chaos Emerald non ve li dà. Quindi è un po' come i CTR in Crash Bandicoot, dovete prendere CT ed R ma arrivare anche primi. Dov'è? Eccolo qua, Chaos Emerald viola. No, è rosa. Vai. Occhio a Sonic che non ci sorpassi da ultimo. Ah, si è bloccato sulla tastiera della slot machine. Perfetto, vai. Super turbo. Arriviamo primi. E anche questi due Chaos Emerald sono nostri. Vai, ne abbiamo già tre. Congratulations. Primo, secondo. Stessa classifica di prima. Wow. Che grande svolta. Ah, ecco, quello verde e quello viola. Viola, rosa. Chaos Emerald verde e rosa, vai. Bene, 8 minuti, vai, direi che come parte può bastare. E ci rivediamo alla prossima con le prossime due piste, ovvero Regal Rhyme e Reactive Factory, che Reactive Factory dà una musica fantastica. E insomma ragazzi, ciao ciao e alla prossima.